Ragazzi, benvenuti in questo nuovo videoblog. Allora, il tempo non è cambiato, è sempre brutto. Se vedete qui graffio, non vi preoccupate, nessuno mi prende a legnate, tranne che la mia bimba. Infatti è stata lei. Sto continuando i lavori, perché ho diverse commissioni da fare. Una di queste, sto finendo sempre l'orologio, vi ho lasciato con la base fatta. Ora ho realizzato lei al di sopra e la devo cuocere e devo poi mettere tutte le decorazioni con i fiorellini, quindi ora metto tutto a cuocere. Ieri ho lavorato tutto il pomeriggio e ce la sto facendo. Poi sarà il turno di una donnina, una ballerina con un fenicottero su una base. Ora vediamo quale ne sceglierò una. E poi devo fare anche, devo replicare Maleficent con il drago. Fino adesso, questi sono i lavori che devo fare, poi vedremo. Sono sola in questo momento perché la bimba è andata con il papà e io ho un casino di cose da fare, da togliere. Guardate qui il casino, guardate. Non se ne può più, però devo sistemare, devo lavare, devo fare un sacco di cose. E nel frattempo mi ascolterò un video, vediamo un po'. Però mi devo mettere all'opera. Anche quest'anno abbiamo iniziato a raccogliere le castagne. Siamo andati al bosco e abbiamo raccolto le castagne. Buonissime, queste sono praticamente la metà di quelle che abbiamo preso perché già ce le siamo pappate. Come promesso, ho fatto il decluttering dell'armadio e questo è tutto il po' di roba che mi sono tolta. E infatti, questa andrà in beneficenza, quindi daremo tutto ai più bisognosi. Ecco, quindi ricicliamo. Al gluten free. Allora, ho preso due di questi, ovvero una promozione con due pacchi di biscotti, questi qua che utilizzo io, che mangio io, mi trovo benissimo, quindi ottimo. Più in regalo uno al cioccolato. Wow. Non vedo l'ora di provare questo perché non l'ho mai assaggiato, però essendo buoni questi, questo sarà buonissimo. E ne ho presi due, erano in sconto, quindi ho anche risparmiato. Poi le wrap che io utilizzo come piadine perché sono più morbide, non lo so, mi piacciono di più. Poi i tortellini ai funghi. Grissini, semplicissimi.
questi qua grossi, un pacco di pane, questo tipo pan bauletto, questo però è ai cereali, quindi è tipo integrale, questo pacco di spaghetti, ne ho presi due, più un bel paccone di pennette, poi abbiamo preso il prosciutto e la provola perché farò appunto stasera le wrap. Abbiamo acquistato un nuovo puzzle, questo è un puzzle effettivo, l'unico che ha, quindi un vero puzzle con 60 pezzi ed è per bambini dai 4 anni in su, però lei se la cavicchia, ovviamente la devo aiutare, quindi vediamo un po' quanto ci stiamo per realizzarlo. Felice con le mie ciabattine nuove, guardate che sono carine, hanno il pelo dentro e sono caldissime, volendo se un giorno questo si rovina si può togliere in qualche modo e utilizzare solo questa parte gommata, però sono molto carine e poi il colore, wow. Poi detto ciò andiamo alle cose serie, sto realizzando questa creazione con questo gufetto e questa sarà la prossima principessa. Indovinate voi quale sarà, perché io non ve lo voglio dire. Questo è il gufetto, è un gufetto, lo vedete così color carne, ma non vi preoccupate, poi lo vado a colorare tutto, sia con gessetti che con pittura, vediamo un po' cosa dovrò andare ad utilizzare. Non sto facendo il tutorial perché ho dimenticato, avevo intenzione di fare un altro tutorial, però ho iniziato a realizzare questa e ho dimenticato totalmente di riprendere, e purtroppo è così, spesso è così. E mi viene molto più facile buttarmi lì e cominciare a lavorare. Vabbè, sarà per la prossima volta, non vi preoccupate, c'è sempre tempo. Sono stanca ragazzi, sono stanca, dovrei fare diverse cose, però oltre che terminare questo ciondolo dovrei fare tante altre cose in casa, ma sono davvero stanca. Fortunatamente adesso ho capito perché mi sento sempre stanca, perché ho fatto gli esami e ho riscontrato di nuovo il ferro basso. Io ormai col ferro basso ci convivo, però questa volta era bassissimo e sto di nuovo provvedendo a reintegrare tutto con le pillole del ferro. Purtroppo è una condizione che mi perseguita e comunque ci dovrò convivere per sempre. I danni che mi ha creato la celiachia nel periodo precedente a quando l'ho scoperta, purtroppo sono irreparabili, perché appunto ha creato dei danni al mio stomaco e ai villi intestinali, adesso non mi permettono di poter assorbire bene il ferro e quindi da ciò che mangio, quindi devo ovviare a una terapia intensiva con delle pillole abbastanza forti. E quindi devo conviverci. Questa volta però ho un po' esagerato, il ferro mi è calato tantissimo e quindi mi sento un po' così proprio per questo motivo. Mi sento sempre stanca, ho sonno, non ho un'energia tale da poter fare tutto ciò che ho in mente di fare, ecco. E comunque non ho l'energia giusta per i miei anni, ecco. Mi sento un po' più vecchietta perché mi sento stanca alla mia età. Dovrei fare sport e non stancarmi, ma invece in questo caso appena corro un po', faccio le scale, mi stanco e quindi non lo so.
sono un po' combinata così. Adesso dovrei appunto fare le cose di casa, ma me la sento. E poi non lo so, ragazzi, sono un po' triste, un po' demoralizzata, un po'. Non lo so, la gente mi sta stufando. Anzi, già mi è stufato da tempo, però adesso proprio si sta raggiungendo il massimo. Non so se è un fattore culturale o proprio intrinseca nell'uomo questo senso di superiorità, di arroganza, di sopraffare l'altro perché così io risulto il più forte. Sicuramente farà parte della parte animale che è in noi, perché sicuramente da che mondo è mondo, qualunque animale per sopravvivenza deve essere più forte dell'altro, ne devi essere sempre il più forte per poter sopravvivere. Appunto, negli animali è comprensibile perché l'unica cosa che distingue noi dagli animali è proprio la ragionevolezza, che dovrebbe esistere, ma non lo so, anche perché è un po' difficile oggigiorno vedere gente empatica, avere a che fare con gente sensibile e vogliosa di aiutare l'altro, poco interessata ad emergere, a discapito di altri. E proprio questo mi fa notare quanto la popolazione stia regredendo, proprio a livello mentale, a livello di intelligenza, emotiva. Ecco, esistono tanti tipi di intelligenza. C'è il laureato che si sente intelligente perché è capace di poterti parlare di tutto quello che ha studiato. Però ci sono tante altre persone che non hanno studiato, ma hanno una capacità di interazione, hanno una capacità di esprimere i propri sentimenti e hanno capacità di rapportarsi, di sapere come comportarsi con l'altro, come trattare l'altro, senza farlo sentire una nullità, senza farlo sentire una persona inadeguata o che vale meno di altro. Purtroppo viene accantonata questa intelligenza emotiva, come se non servisse alla società. Purtroppo non si punta più sull'uomo, ma sulle macchine, e lo vediamo in tutti i sensi, e lo vediamo in tutti gli ambiti, anche in questo. Se voi notate, la scuola non insegna ad essere un ottimo umano, insegna ad essere un'ottima macchina che deve sapere determinate cose e può anche tralasciare altre. E le cose più importanti sono le date delle guerre, le date dei vari avvenimenti, la matematica, l'italiano, quindi sapere bene la nostra lingua. E poi cosa troviamo? Avere un ottimo corpo, quindi l'educazione motoria. Poi non trovo altro, e purtroppo lo riscontro nella nostra società. Quindi la scuola sicuramente è un posto importante per ognuno di noi perché cresciamo, ma non ci vengono date delle giuste basi per essere degli ottimi umani, degli ottimi uomini. Questo lo riscontro quando mi confronto con alcune tipologie di persone, che purtroppo sono la maggioranza. Persone ciniche, persone poco rispettose in varie occasioni, per niente empatiche, talvolta cattive, severe, e che non hanno assolutamente voglia di venire incontro a nessuno, anzi, quando hanno la possibilità di poterti denigrare, di poterti
additare. Lo fanno volentieri perché devono accrescere il proprio Diego, perché sicuramente non hanno una vita sentimentale appagante. Sentimentale in ogni senso, non parlo solamente per quanto riguarda la coppia, ma proprio dei rapporti sani con la gente. E questo genera distacco tra le persone perché poi si odieranno a vicenda. Certi comportamenti non provocano altro che odio, odio continuo e voglia di stare lontani l'uno dall'altro. A sua volta, noi essendo un animale di gruppo, esistono animali solitari e animali che hanno bisogno di una comunità, di un gruppo, noi facciamo parte di quelli. Questa distanza, questo distacco sociale non ci porta altro che frustrazione, solitudine, tristezza, che poi sfocia in rabbia. Quindi ora mi capite perché sono demoralizzata, cioè lascerò tutto questo a mia figlia. Boh, comunque. Vedremo, vedremo anche perché comunque parlando con alcune di voi che mi seguono e che ormai sono diventate delle amiche virtuali perché parliamo in privato e ci scambiamo idee, mi hanno fatto capire determinate cose che io ancora porto, ma nonostante ciò mi parte la negatività, quella parte sempre ed è troppo felice, non so che cosa. Cioè, ride tantissimo. Detto ciò, vi mando un bacione grandissimo. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ci vediamo al prossimo. Bacioni, ciao ciao.